eravamo seduti fuori del rifugio, a distanza di 20 metri dal rifugio. Insomma, si sentì fare proprio si vide che prese nel castello. Mamma mia, si andò subito nel rifugio e fu tutta la notte sempre un cannoneggiamento un po' più o più o meno. Una certa ora sulla mattina non si sentì più niente, ma a un certo punto arrivò uno di qui, cioè, è arrivato l'americano, una caccia alta, dalla parte di là, da Santa Luce, da Montevaso, là ci fecero battaglia davvero. E il giorno dopo però, che era la domenica sera o lunedì, mi pare, anch'io con la mia mamma andiamo a vedere la casa, se invece la casa andava subito, l'avete rotto, ma poi andava subito. E vedo un americano, vestito americano, dice, dove vai a corsa? Io questi era uno, si vede come qui di Chino, te l'hai conosciuto di Chino, che quando passavano si mise con loro, arrivò fino a Gorizia, fece tutto il fronte, fino a Città di Manno, e questo era uno di quelli, si vede che è preso verso da Grosseto, ma non male venivano su, tutto vestito da americano, come di Chino, era bene nemmeno un paese, o lì mi pare in cima di all'ambulatorio, sì. Quindi questi tre o quattro ci avevano il toro via delle mostrine. Ci fu qualche cosa per sentito dire, c'era un tedesco al colle, una fucilata, un ammazzò un tedesco, perché questo tedesco quando vide si puntò il fucile, ma quest'altro fece alla colbosa, gli dice tirò fuori il bengo, quello se così. Ma dopo furono delle feste, diciamo così, contro i fascisti, i larigiani, li fecero suonare le campane, tutti i fascisti più in vista di quei tempi, anche di Lari, di Cevoli, anche di Perignano, di Lavaiano, e venivano, li portavano all'aria a suonare le campane, vedete, le sapete queste cose. Poi fecero un campo d'aviazione e quattro balletti, con le gretere, si chiama quelle cose di lamiera, cosa, preso un campo, ci sono i laghi sotto a Serufino dove vanno, dalla parte di là della cascina, presero due o tre, una volta si era in piazzetta del comune, i ragazzi, questa cicogna, queste di stenzo, poi quei tapperecchi, tipo si abbassavano, ma che sono cascate, si era da Serufino da Cervi, che scendevano giù così, si va una volta a vedersi che si andò con le biciclette, e fece il campo sportivo in quattro balletti, e il campo sportivo, il campo d'aviazione, qui ci fecero poi una specie di pronto soccorso, c'era, non mi ricordo, c'era diversi feriti, tra questi tre assi, cinque cicconi, cingolati, a ore passavano, a ore.